tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A 5 giorni dalla sua liberazione in Somalia, Silvia Romano rompe il silenzio e scrive su Facebook: non arrabbiatevi, il peggio è passato. Inizia il conto alla rovescia per le aperture di bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste. Ancora dubbi sulle norme anticontagio e c'è chi terrà chiuse le serrande per le misure troppo restrittive. Chi a fare un aperitivo e chi dal parrucchiere? Ecco la prima cosa che faranno lunedì prossimo i fanesi. Poche mascherine e guanti introvabili, continua la caccia in supermercati e farmacie prese d'assalto dalle richieste. Bandiera blu a 15 comuni delle Marche, quest'anno il vessillo sventola anche a Sassonia di Fano. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In apertura Silvia Romano, la 24enne milanese liberata in Somalia dopo 18 mesi di prigionia. Oggi ha scritto un lungo post sul suo profilo Facebook, profilo che è visibile soltanto ai suoi contatti. Il pensiero di Silvia è rivolto a tutti gli amici e le amiche che le sono stati vicini. Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, ha scritto. Il peggio per me è passato. Godiamoci questo momento insieme. Sono felice perché ho ritrovato i miei cari ancora in piedi, grazie a Dio, nonostante il loro grande dolore, perché ho ritrovato voi tutti pronti ad abbracciarmi. Io ho sempre seguito il cuore, si legge, e quello non tradirà mai. Silvia, che si è firmata con il suo nome di nascita e non con Aisha, ha ringraziato anche chi non era un amico ma era un conoscente, uno sconosciuto, e le ha dedicato un pensiero. Non vedevo l'ora di scendere da quell'aereo, ha aggiunto la ragazza, perché per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita, sentire il loro calore e dirgli quanto li amassi nonostante il mio vestito. Cambiamo argomento. La scorsa settimana è cominciata la fase 2 e anche gli esercenti stanno cercando di tornare alla normalità, ma con regole ferree da rispettare e ancora tanti dubbi. Lunedì prossimo, tra coloro che potranno riaprire al pubblico, ci sono i bar. Non tutti però lo faranno, perché, come ci ha raccontato qualcuno questa mattina, la situazione è drammatica. Braccio di ferro tra INAIL e le regioni sulle norme anticontagio. Lunedì prossimo anche i bar potranno riaprire battenti, ma sono ancora da chiarire le linee guida da rispettare. Intanto nei locali si fanno le prove di distanziamento, uno spazio di 4 metri quadrati per ogni cliente e 2 metri tra un tavolo e l'altro, al contrario dei 60 centimetri indicati dalla giunta regionale. Regole quelle dell'INAIL non condivise da molti, associazioni di categoria e imprenditori che in questo modo si vedono costretti a non riaprire. Lunedì sicuramente no, non riapriremo perché, diciamo, prendiamo tempo per poter capire un attimo la situazione, l'evolversi, il da farsi, anche perché prima di fare degli investimenti, quindi comprare attrezzatura per la sicurezza e senza avere delle linee guida ben precise, quindi rischi sempre di sbagliare, e aspettiamo anche per quello. Secondo motivo, quello più importante, anche perché non abbiamo la corsa contro il tempo per aprire in una condizione in cui ci farà rimettere soldi. Voi pensate che il nostro scontrino medio è intorno ai 3-4 euro, quindi noi dobbiamo macinare gente per poter tirare fuori gli incassi. Ma guarda, qui abbiamo 1, 2, 3, 4 tavoli per poter far sedere più o meno 8 persone, ok? Più altre 3 o 4 che potranno girare nel locale, oltre queste non potranno entrare qui dentro. Fuori più o meno siamo in quella condizione, quindi ci troveremo ad avere massimo un 15 posti, 20 posti in tutto nel locale. Il fatto che poi quando la gente si siede, ovviamente non puoi dargli le frustate per mandarla via, staziona un po' lì e quindi sarà una vita difficile quella del bar. Oltre alle tante regole previste per i bar, come ad esempio prodotti monouso e distanziamento interpersonale al bancone e alla cassa, norme ferree sono imposte anche per catering e banqueting, già in forte crisi per le decine di cerimonie ed eventi annullati. Ma guarda, non casco per terra perché sono ancora abbastanza forte. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto le disdette di tutti gli eventi legati al mondo dei matrimoni, abbiamo perso 35 matrimoni, tutti gli eventi collaterali in effetti riguardanti il mondo delle comunioni, dei battesimi, eccetera, eccetera.
Poi il mondo del catering, insomma, è azzerato. Non ho fatto bene i conti, ma sarà il 40% del fatturato in questi 3 mesi di chiusura, con la scia della perdita del valore del fatturato d'estate dei matrimoni. Intanto anche in città c'è chi ha deciso di ripartire da ormai qualche giorno e lavorare con l'asporto, dipendenti a casa e tanta speranza che questo drammatico periodo possa essere superato il prima possibile. Io ho iniziato, diciamo, una settimanella con l'asporto, sì, le lavoricchie, sto da solo, chiaramente senza personale, diciamo, intanto per iniziare, anche un po' per la clientela, per ridare, no? Un po' di speranza, un po' di servizio. Okay. Fortunatamente ho lo spazio esterno, avendo, no, i tavoli sulla piazza, quindi mi posso allargare e spero di lavorare molto con quelli, perché chiaramente il mio locale, come puoi vedere, è piccolissimo, potrò far sedere 2 o 3 persone e servire nel banco un paio, quindi il lavoro è chiaramente interno non lo puoi fare, veloce. Speriamo di ripartire bene, che poi questa cosa sparisca pian piano, che non riprenda il focolaio che riaumenti. Speriamo bene in Dio, qui preghiamo. Non solo i bar, ma anche altri imprenditori lunedì potranno riaprire. Noi oggi abbiamo chiesto ai fanesi quale sarà la prima cosa che faranno lunedì prossimo: caffè al bar oppure appuntamento dal parrucchiere. C'erano una volta la possibilità di sedersi al tavolo del bar e prendere un caffè, fare un aperitivo con amici o rilassarsi dal parrucchiere. Fino a qualche mese fa questo faceva parte della nostra quotidianità, azioni che ritenevamo quasi scontate, come gli abbracci tra parenti e le strette di mano tra colleghi. Poi un nemico invisibile ha imposto un cambiamento inevitabile. Tra nuovi decreti e autorizzazioni, gli strumenti giornalieri sono diventati tablet, PC e telefoni cellulari. Un modo per sentirci meno soli, continuare a lavorare o seguire lezioni scolastiche e universitarie. Lunedì prossimo, però, un po' della vecchia normalità potrà tornare a far parte della nostra vita. Bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste potranno riaprire al pubblico e in tanti aspettano con ansia quel giorno per tornare a godersi anche quei momenti che il virus per diverso tempo ci ha impedito di vivere. Se riapriranno questi bar, ristoranti, parrucchieri, dove andrete? Io andrò dal parrucchiere, perché comunque è giusto che ripartano. Una sistemata? Sì. Vado subito al bar a tagliare i capelli. Le prime cose. Poi dopo vediamo durante la giornata. Sicuramente lunedì la prima cosa che faccio è preparo da mangiare per i miei nipoti. E stare insieme a loro. Il bar può aspettare, ho aspettato fino adesso e lo riprenderò. Io non vedo l'ora. Che cosa farà? Dove andrà? Io vado subito alla parrucchiera. Le fa tanta compagnia anche questo animale? Molto, 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 come fosse un familiare. Con i miei amici abbiamo già predisposto un incontro e andremo in un ristorante. Per il momento si pensa soltanto a riprendere il lavoro, quindi lunedì ripartiamo. Okay. Siamo contenti di ripartire, sì. Poi fine settimana magari il tempo un po' più libero? Fine settimana, se c'è qualche bar aperto, una bevuta, anche sederci in un tavolino e sorseggiare un drink sarebbe già un sogno, penso, dopo questo periodo. È stato un periodo difficile o abbastanza? No, è stato difficile psicologicamente, proprio veramente difficile. Adesso si spera di ripartire un passo alla volta e di ritornare alla normalità. Poche mascherine e guanti introvabili, continua la ricerca per farmacie, sanitarie e supermercati, ma ancora a 2 mesi dall'inizio dell'emergenza si fa difficoltà a reperire i dispositivi fondamentali nella battaglia contro il virus. Lino Balestra. Le mascherine chirurgiche sembrano essere un incubo senza fine per gli italiani. Dapprima si sono trovate, poi sono scomparse, poi di nuovo introvabili. Insomma, sembra essere veramente una rincorsa verso l'impossibile. A pochi giorni dalla riapertura di tante attività commerciali, qual è la situazione nelle farmacie? E naturalmente, quali sono le condizioni alle quali i cittadini le possono acquistare? Mascherine sono quasi introvabili. Arrivano pochissime dai grossisti, chi le propone magari qualcuno ancora con prezzi più elevati del prezzo calmierato. Le mascherine costano 61 centesimi e non 50 centesimi, perché ancora il governo tiene il 22% di IVA come un prodotto di lusso. Oggi me ne sono arrivate un pochettino stamattina, noi ne avevamo un po'. La nostra farmacia ad oggi le ha a prezzo calmierato,
quindi speriamo che continuino ad arrivare, perché le richieste sono tante, le aziende che devono aprire ne richiedono centinaia a settimana, quindi noi cerchiamo adesso un pochettino di accontentare tutti con 5-10 pezzi a persona, perché sennò le scorte vanno subito finite e la popolazione è in difficoltà. Dottore, allora qual è la situazione delle mascherine nelle farmacie comunali di ASET? Per ora, nonostante i problemi che ci sono stati in giro, abbiamo avuto un notevole supporto da alcuni magazzini in particolare, quindi finora siamo riusciti ad accontentare le richieste nonostante le grandi difficoltà che ci sono. Per quanto riguarda invece gel e guanti, qual è la situazione? Gel non c'è mai stato problema. Guanti e alcol si fa molta difficoltà a trovare. Sono almeno 2 settimane che non si riescono a reperire sul mercato. I grossisti sono stati anche un pochino riforniti dalla protezione civile e ne inviano quantità limitatissime alle farmacie. Ad esempio noi ne arrivano 50, 100, un giorno sì, un giorno no. E per questo abbiamo deciso di darne massimo 2 a persona per cercare di accontentare più persone possibili, perché sennò arriva una persona, ne voglio 50, ne voglio 100 e già abbiamo finito il giorno. E quindi per un discorso di servizio abbiamo preso questa decisione. Noi, ma penso che anche molti altri colleghi, abbiamo adottato sempre la politica meno le paghiamo e meno le vendiamo, e quindi per questo prima del prezzo calmierato anche le chirurgiche avevano un prezzo che variava dall'1,30 euro, 1,50 euro, 1,70 euro, così anche queste FFP2 in base agli arrivi hanno avuto 6,50 euro, parlo della nostra farmacia, 4,70 euro, 5 euro e non escludiamo comunque di tornare anche a 4,70 euro nel caso di prossimi arrivi. E con una cerimonia in diretta a Facebook, la Fondazione per l'Educazione Ambientale ha consegnato la bandiera blu a 15 comuni marchigiani. Fano se l'è aggiudicata per il 16° anno consecutivo. Il Vessillo tornerà a sventolare in Sassonia, non ancora invece a Lido e all'Arzilla. Fano ottiene anche in questo 2020 l'importante riconoscimento della bandiera blu e lo fa grazie agli investimenti che l'amministrazione comunale insieme ad ASET hanno realizzato proprio nel lungomare fanese. Quest'anno è tutto il lungomare della Sassonia ad ottenere l'importante vessillo grazie agli investimenti degli incolmatori, degli scolmatori che l'amministrazione comunale ha realizzato. Ulteriori lavori stanno procedendo nel lungomare, come la vasca di prima pioggia dell'Arzilla o come altri lavori che determineranno anche nei prossimi anni un'ulteriore qualità e un ulteriore accrescimento di questa opportunità importante che la bandiera blu dà a livello turistico. Per questo devo ringraziare veramente l'ufficio turismo e tutti gli operatori balneari e del ricettivo, perché si stanno spendendo anche in una serie di servizi e una serie di informazioni al turista per rendere possibile la realizzazione di questo vessillo, e ovviamente l'ufficio ambiente e l'assessore Mascarin per un importante lavoro di monitoraggio della qualità delle acque molto puntuale che ci porta ad ottenere tutti gli anni questo grande risultato. La città di Fano vede oggi la presenza del vessillo della bandiera blu e tanti altri investimenti stiamo realizzando affinché tutto il litorale sia compreso da questo importante vessillo e da questo riconoscimento internazionale. Confermata la bandiera blu anche nel comune di Mondolfo, il vessillo rappresenta un buon auspicio alla ripartenza dell'intero settore turistico, pur con i tanti problemi causati dall'emergenza Covid-19. In questi anni, si legge in una nota, l'amministrazione comunale ha puntato molto sulla mobilità sostenibile. Un esempio è la riqualificazione del lungomare di Marotta Nord con il nuovo tratto di ciclovia adriatica. I lavori si concluderanno nel mese di giugno. Vogliamo dedicare la bandiera blu 2020, ha detto sì, sindaco, ai cittadini virtuosi, agli operatori turistici, balneari e a tutte le attività del territorio. Per Senigallia invece si tratta del 24° vessillo per quanto riguarda le spiagge e l'8° per gli approdi turistici. Una conferma decretata non solo per la qualità delle acque, ma anche sulla base della positiva valutazione che ha interessato un'ampia serie di servizi, dalla raccolta differenziata alla gestione del verde urbano fino alla presenza di piste ciclabili. In questo momento così difficile e complicato, afferma il sindaco Mangialardi, la conferma della bandiera blu per le nostre spiagge e il porto
della Rovere è un fatto estremamente significativo. È la testimonianza che è stato fatto qualcosa di importante e duraturo che nessun virus potrà mai cancellare. Una qualcosa, concluso il primo cittadino, che abbiamo costruito insieme a tanti imprenditori seri, onesti e innamorati del nostro mare e delle nostre spiagge. Ed è partita la solidarietà per sostenere le USCA, unità speciali di continuità assistenziale dell'area Vasta 1, che operano nel territorio della provincia di Pesaro Urbino. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fanno e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro hanno donato questa mattina importanti tecnologie sanitarie, 4 elettrocardiografi portatili, 8 zaini medicali, 4 iPad mini e 4 ecografi portatili. La strumentazione donata, per un valore complessivo di 21.500 euro, è destinata ai professionisti in prima linea nell'emergenza sanitaria. E all'ospedale di Cagli invece è stato consegnato un apparecchio cicloergometro completo di ciclette, computer e software a disposizione dell'ambulatorio cardiologico. La donazione è stata possibile grazie a una partecipazione economica della banca di credito di Pergole, Corinaldo e dell'ASUR per il tramite dell'Avis. La strumentazione permette di effettuare l'elettrocardiogramma da sforzo con regolatori e controlli elettrici, una donazione che qualifica e rafforza il legame del territorio e la qualità dei servizi alla popolazione. In questo periodo purtroppo vi abbiamo dato la notizia di tanti decessi avvenuti nella nostra regione. Da qualche settimana però abbiamo deciso di raccontarvi anche di tutti quei bambini che vengono alla luce. Oggi Fano dà il benvenuto ad Adele, nata all'ospedale Santa Croce, a dare il lieto annuncio mamma Lina e papà Marco. Dopo tanta attesa hanno commentato con gioia i neogenitori, da oggi ci sei anche tu con i tuoi 3,50 kg. Chi poteva immaginare che una creazione così piccola e fragile potesse portare così tanto amore. Congratulazioni da tutto lo staff di Fano TV. Prima di chiudere il nostro telegiornale vi ricordo l'importante appuntamento di lunedì sera, perché il 18 maggio Massimo Seri, sindaco di Fano, sarà nei nostri studi per fare il punto della situazione sull'emergenza Covid-19. Come sempre potrete intervenire in diretta nei numeri che vedete in sovrimpressione, 0721 86 14 33, potrete inviare anche dei brevi messaggi di testo utilizzando anche l'applicazione di WhatsApp al 338 4968 250. Io vi ringrazio per l'attenzione, l'informazione torna domani mattina puntuale come sempre alle 7.45 con la nostra rassegna stampa OK Giornali. Buona serata a tutti voi.